Hello, welcome to the second episode of Learning Italian. Today we are looking at a new section of the 1.2, chapter 1.2. I mean, it's a subsection of chapter 1. Oh my god. This lesson is about a video, an interview. This lady is gonna give you a short speech or something, and we're gonna listen to it together. But first, let's read all this shit. Ti presentiamo una breve intervista con Lidia Bastianich. How do you pronounce this? Una cuoca molto famosa negli Stati Uniti. Ah, ok. Ma è? Ma italiana o americani? Vediamo. Sali, bla bla bla, ok. Essential vocabulary. Arrendersi, to surrender, la catena di montagne, mountain chain, catena is a chain, which I learned at work, because working jewelry store, and there are a lot of catena. Il cibo, food, circondato, surrounded, I'm putting surround. And surrender together, create a new word. Surrender. It's when enemies surrounded you and you surrender. That is surrendered. Okay. Condividere. To share. This is what you see on Facebook, YouTube. Condividere. Crudo, prosciutto crudo, is very common in supermarket. La cucina, cuisine food. Defensive, so obvious. There are so many words like this that you can tell by looking at them what they mean. Il dono di natura, gift of nature. Dono di natura. Esuberante, exuberant. I fagiolini. String beans, il gnocchi, potato dumplings. It's kind of like, okay, whatever. Lotticello, small vegetable garden. Lotto, vegetable garden. La polenta, cornmeal. Il pascolo, pasture, grazing land. La radice, root. Radonarsi, together. Sano e salvo, safe and sound. Oh, sano e salvo. Il sapore, flavor. Le spezie, spices. Spezie. Stagionale, seasonal. Il sugo, sauce. Sugo, sauce. Le verdure, vegetables. Vibrante, vibrant. Volersi bene. To care for each other, to love each other. Volersi bene. Ti voglio bene. It's like, I love you. Among friends. Okay, we have even more less common vocabulary and expressions you will hear in the video. La pasta e fagioli. Pasta and beans. I krauti, sauerkraut. This is my favorite. Oh my god, German food. So good. Sauerkraut with Wurst. With a. Whatever. It's so good. I like this kind of weird German food. La Jota. A typical dish from Friuli, Venezia, Giulia, the Italian region where Lida is from. I never heard of this. I should try it. As long as it's not made of fish. Guazzetti. Typical sauce from Friuli, Venezia, Giulia, the Italian region where Lida is from. La cacciagione, wild game. La susina. Plum. Weird. Whew. Okay, we can La play catena this. Di montagne. Let's play the game a little bit. La catena di montagne. Il cibo. Circondato. What does it mean? To surround. Condividere. Crudo. La cucina. Difensivo. Il dono di natura. Esuberante. I fagiolini. Gli gnocchi. L'orticello. So what does it mean? I don't remember.
What does it mean? Star leads to super la Oticello. Let's see. Lotticello. Small vegetable garden. Wow, it's very specific. Okay. L'orto. Lotto. What is lotto? Vegetable garden. Ok. La polenta. La polenta, cornmeal, Il pascolo. il pascolo, I don't La remember, la radice. radice, Radunarsi. radunarsi, Sano e salvo. safe and sound, Il sapore. il sapore, flavor, Le le spezie. spezie, spices, Stagionale. stagionale, Il oh, sugo. sugo, sauce, Le le verdure. verdure, vegetables, Vibrante. vibrante, vibrant, nice work, sorry, Arrendersi. La arrendersi, catena di la catena di montagne. montagna, Il cibo. no, it's pointless, I thought there was a test or something. Yeah, here's the test. Defensive. Safe and sound. Sano e salvo. I'm just guessing here. Flavor. Sapore. La cucina. The food. Mountain chain. La catena di montagna. Montagne. Ok. Arrendersi to surrender. Levature. Vegetables. Radunarsi. I have no idea. Ah, gather. Radunarsi. Condividere. To share. Stagionale. Seasonal. Whatever choice. Small vegetable garden is lotticello. Fagiolini is beans. String beans. Exuberant is esuberante. La radice, I have no idea. Root, gift of nature, il dono di natura. True or false questions. Le spezie, spices, true. Lotto, vegetable garden, true. Il pascolo, small vegetable garden. No. Cornmeal, la cucina, no. Il gnocchi, string beans, no. Okay, check your answers. 100%, 100%. This is wrong. Flavor, sapore. What did I write? Vapore? How did it? What? Il sapore. Oh my god, you have to add the articles. Holy shit. Cuisine, food. Okay, whatever. Let's consider that I did it right. 90%, 100% right. Perfect. Let's listen to this. Is it recording? Let me check. Yeah, it is recording. The video is so slow. Come on. Buongiorno Lidia. Buongiorno Daniela. Allora, siamo qui per parlare di cucina italiana e vorrei cominciare con questa domanda. In italiano abbiamo tavolo al maschile e tavola al Yeah, what's femminile. the E lei difference? conclude molti dei suoi programmi con la frase "Tutti a tavola a mangiare". Che cos'è la tavola per lei? Per me la tavola sì, è un pezzo di legno o di marmo, però è molto di più perché è un posto dove si radunano, insomma, persone che si vogliono bene, persone che vogliono condividere il cibo, che vogliono condividere idee, una tazza di caffè, una discussione. Dunque la tavola per me è una cosa, sì, accoglie tutto il cibo e porta tutto il cibo, però anche offre tanto. La sua famiglia è But emigrata. what is tavolo? What's the difference between tavolo and tavola? Mamma mia. Okay, there's a word I don't know. It's accoglia. Aspetta, dov'è? 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 Accoglie. Translate. Google Translate. Accoglie. Cogliersi, notice. Okay. Let's see. Tavola and tavolo. Che differenza c'è? Tavolo e tavola? Allora, sono due parole di genere diverso che derivano dallo stesso etimo latino tablam, asse di legno. Hold up, what is legno? Wood. Ok, legno. Il maschile tavolo è la forma più comune e spesso esclusiva per tavola nel significato generale.
generico di mobile. Tavolo da lavoro, tavolo da gioco, tavolo da disegno. Disegno, doesn't mean design. You see, there are so many things. It's drawing. So many things you can learn just by searching, looking up stuff. Nel linguaggio giornalistico si usa tavolo per indicare un incontro tra rappresentanti di organismi istituzionali o sindacali con lo scopo di cercare un accordo risolutivo su questioni della massima importanza. Ok, tavolo. Siamo pronti a tornare al tavolo del negoziato sulla base della legalità internazionale e della fine dell'attività degli insediamenti. Il femminile tavola invece può indicare un asse di legno o di un altro materiale di forma per lo più rettangolare e di spessore limitato, che può avere differenti usi. Il falegname sta piallando una tavola. Oh my god, I don't understand this completely. What is this? The carpenter is planing a table. Senza ulteriori determinazioni indicate, la tavola attorno alla quale ci si siede per consumare i pasti. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Okay, it's for food and recreational purpose. Il plurale tavole è spesso usato per indicare un tavolato, cioè un insieme di tavole tra loro connesse in piano. Oddio. After reading this, I still don't understand. Feels bad, man. Let's translate the entire paragraph. In journalist language, a table is used to indicate meeting between representatives. Yeah, it's very formal and important at tavolo. Yeah, we're ready to return the negotiating table. This is an example. Okay. Next, a female table, on the other hand, can indicate the excess of wood or another material, mostly rectangular in shape and of limited thickness. Which can be different uses, blah, blah, blah. Okay, so tavolo is more formal and important. Tavola is more informal, casual, for food mostly, I don't know, maybe. Let's continue. Migrata negli Stati Uniti dall'Italia come molte famiglie italiane per cercare un futuro migliore. Quali sono le ricette che la sua famiglia ha portato in questo paese? Beh, noi veniamo del nord-est Italia. E dunque le cose che si mangiano, perché poi il cibo fa parte di un'identità, fa parte di chi siamo, da dove veniamo. E dunque da parte nostra si mangia tanta polenta, tanto che siamo chiamati polentoni. La iotta era una cosa che si faceva e che si fa ancora a casa mia, e anche nei ristoranti la faccio. Dunque la iotta è una versione della pasta e fagioli, dove la pasta e fagioli, però invece della pasta si mettono i crauti, dunque quella influenza Aspetta. Nordica in quel cibo lì. Dove la pasta e i fagioli, però invece della pasta si mettono i crauti. What? Instead of pasta you put sauerkraut? E poi ci sono i guazzetti, i sughi di cacciagione, di pollo, anche di pesce, e con pasta fatta in casa, e gnocchi è una delle paste che a noi piace moltissimo. Poi lì su Trieste c'è anche il gnocco con susino, che è il gnocco con la prugna dentro, la prugna fresca, che è molto conosciuta nella zona e è anche un favorito della famiglia. What is pugna? Pugna. Plum. Oh, we had this. Okay. Kind of just forgot. Come back. Secondo lei, in che modo la cucina italiana esprime l'identità degli italiani? E cosa possiamo capire del carattere degli italiani esaminando la loro cucina? La cucina per gli italiani, prima di tutto,
la base della vita. Dunque, mangiare bene a tavola è importantissimo per l'italiano. E quello lì, insomma, il cibo riflette molto la geografia, la topografia, il clima, la posizione. L'Italia è nel centro del Mediterraneo, dunque una cucina molto mediterranea, riflette molto pesce perché è circondata dal mare. Poi ci sono le due catene di montagne che sono gli Appennini e l'Alpi, e dunque ci sono pascoli, tanti formaggi, tante olio di oliva moltissimo, e verdure, molte verdure. La cucina italiana She's può essere descritta, diciamo, vibrante, stagionale, intensa nei sapori, e a suo tempo anche molto semplice e diretta. E direi che l'italiano anche può essere descritto in certo modo, sa, esuberante, vivo, colore, pieno di colori, però quando deve essere anche molto diretto. Sì. Quindi negli anni più recenti l'Italia ha visto arrivare migliaia di immigrati dal Medio Oriente, dall'Africa e da altre parti del mondo. Secondo lei la cucina italiana è stata influenzata anche da queste tradizioni o si è un po' chiusa, è diventata difensiva? Ma io credo che la cucina italiana e gli italiani sono un po' difensivi e protettivi della loro cucina, perché è una cucina buonissima, la adorano. Dunque non è che se viene un giapponese o un cinese cambia tutto. Tengono molto forte le radici e la cucina che conoscono. Italiani cambiando il cibo cinese. Io che viaggio spesso, vado in cerca, guardo, ci sono dei ristoranti cinesi? Sì, ogni tanto ce n'è uno. Ci sono dei ristoranti giapponesi? Beh, adesso il sushi, dai. Però c'è l'italiano, il crudo italiano che è molto più buono. Dunque gli italiani non si arrenderanno così presto alle visite degli emigranti in Italia. La cucina italiana sta dura, sana e salva, e grazie a Dio. Lei cucina ancora a casa per piacere, quando ha tempo, quando è libera da impegni? Sì, con tanto piacere. E mi diverto, mi godo, quando vedo vado anche nell'orto. C'ho mia madre che ha 97 anni, che vive ancora con me, e abbiamo un piccolo orticello. E dunque quando è la stagione andare a raccogliere delle spezie, dei pomodorini, dei fagiolini, e poi venire in cucina e fare qualcosa di questi doni di natura. Mi piace molto cucinare, mi piace molto condividere quando vengono i nipotini a trovarmi, cucinare con loro. Dunque cucinare, sì, continuo ancora. Ok, nice. A lot of words that are difficult for me. But does she live in America? What? Okay. Alright, this is the one with the exercise. Like, it will stop in the middle and ask you questions, but I'm not gonna do it on the video. It's gonna be repeating itself. It's gonna be very boring to listen to. Decide if each statement is true or false. Secondo Lidia, la cucina italiana è stata influenzata dalle cucine degli immigrati più recenti. No. Secondo Lidia, la cucina italiana riflette la geografia e il clima dell'Italia, vero? Secondo Lidia, la cucina italiana non ha subito influenza dal nord Europa. No. C'è influenza? Si mangia sauerkraut in Germania? Secondo Lidia, la tavola è un luogo di socializzazione oltre che un posto dove si mangia, sì. Secondo Lidia, in Italia ci sono molti ristoranti etnici. È vero, ma non so se secondo lei è vero o no. Metto falso. Secondo Lidia, il crudo italiano è migliore del sushi giapponese, sì. Molto patriotic. Submit. Tutti giusto. Ok. In Italia ci sono molti ristoranti. Falso. Ma sì, c'è tantissimo ristoranti etnici. C'è ristoranti cinesi, giapponesi.
americani e Afghanistan e tutti e coreani anche, c'è tantissimo qua. Ma sì, c'è certamente c'è molto di più italiano, ristorante italiano, ma è ovvio, siamo in italiano, Italia. Esercizio 2. Complete each sentence choosing one of the two options given the parentheses and writing in the blank below each sentence. La tavola è un posto dove bla 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 persone che si vogliono bene per condividere idee. And the first one dove si radunano persone. Nella regione da cui viene Lidia si mangia molto polenta. La gnocca è un piatto simile alla pasta e fagioli agli gnocchi. Ma gnocchi è meglio, secondo me. Uno dei piatti più tipici della zona di Trieste è gnocco con il sugo, gnocco con sushino. Oddio, non mi ricordo. Beh, metto questo perché c'è questa parola in questa lezione, quindi. Boh. La cucina italiana è intensa nell'uso del sale, nel sapore. Come la cucina, anche il carattere italiano può essere descritto come esuberante, ma anche molto diretto. Gli italiani sono curiosi, difensivi quando si parla di cucina, difensivi. La tradizione culinaria italiana è sana e salva. Sì, nobody's gonna hurt your cuisine, don't worry. Just because we other people don't eat as much cheese or fish doesn't mean Italian food is dying. Lidia adora ancora cucinare con i prodotti del suoto. Sì, che c'è. 100%. Oh, no? Ok. Agli gnocchi, no? Simili alla pasta e fagioli, davvero? Ok. Stavo pensando un'altra cosa. Stavo pensando polenta. Ok, quattro, uno dei piatti più tipici della zona di Trieste. Ok, questo non mi ricordo bene. Ok, bene. Allora, finisciamo questo e andiamo avanti. Questo. Cosa c'è? Piemonte, Liguria, Toscana. Genova, Pisa, Venezia, Amalfi. Never heard of this place. We're gonna study this one. Oh, it's more about cuisine. More videos. Okay, let's leave it to next episode. And now we're gonna study something different off the record. I can record. See you.